Io, come ho già detto in questa fase, prima della chiusura di questo campionato, in questo momento non sto valutando delle situazioni con altri soggetti e quindi se dovessero esserci degli altri soggetti anche delle squadre, è giusto che queste valutazioni debbano essere quantomeno condivise, non possono essere fatte a priori, anche perché questa cosa potrebbe creare da parte di qualcuno che potrebbe essere intenzionato ad entrare in società. Giustamente, se io devo entrare là, mi trovo le cose fatte, sicuramente non è appetibile come entrare lì e poter decidere di fare le cose. No? Quindi, puoi chiedere solo se è rimasto dispiaciuto di Paci, che è andato a Pordenone oppure no? Io sono stato strafelice, anzi quando Massimo Paci mi ha detto questa cosa, io sono stato il primo a dirgli: guarda, che seppur avevi con me altri 2 anni di contratto, ti avrei lasciato libero, perché aver scoperto un allenatore dalle eccellenze e averlo portato nella categoria dei professionisti ed aver avuto una squadra di categoria superiore, io penso che sia stato un merito di questa società. Quindi sarei stato un idiota se poco poco avessi voluto fare delle resistenze a non farlo andare via. Anzi, sono stato, quando lui titubante me l'aveva accennato prima ancora che le cose, ho detto: ma sei scemo, vai di corsa, assolutamente. Penso che sia stato, sarebbe stato sciocco poter fare cose di contrario, premesso che lui aveva un contratto in scadenza, premesso che avevamo già parlato di eventuali rinnovi, quindi. Però io sono stato più che felice, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene come società e abbiamo individuato un buon professionista, e quindi tutto merito. Addirittura noi speriamo che se troviamo e riusciamo a valorizzare dei giovani, quindi avere le possibilità di incassare le cose, quindi vuol dire che questa società ha operato bene.